Shikedai no Erebeta è un thriller diretto da Oga Takahira, uscito nel 2010. È un remake dell'originale Ascenseur pour l'échafaud, Ascensore per il patibolo, pellicola francese del 1958, diretta da Louis Malle, ispirata a sua volta dall'omonimo romanzo di Noël Calef del 1956. Un uomo e una donna parlano al telefono di qualcosa che è necessario fare affinché possano restare insieme per sempre. Lei è Meiko, moglie di Takamitsu Teto, che è il presidente di un'importante associazione medica chiamata Teto Corporation. Lui è Takahiko Tokito, un medico di questa compagnia che nasconde inconfessabili segreti. I due stanno pianificando proprio l'assassinio del presidente, che deve apparire come un suicidio e avvenire in contemporanea all'arrivo di un esponente del governo. Ma dopo la missione, una sconveniente dimenticanza di Tokito fa saltare i piani dei due innamorati, che intraprenderanno un lungo percorso fatto di incomprensioni, omicidi e scambi di identità. Riusciranno a restare insieme? Daijoubu. Kekak wa umaku itta. 1 kagetsu go, watashi tachi wa daremo shiranai kuni ni iru. Soshite 2 wa hanarenai. La pellicola è stata molto apprezzata. Infatti, secondo un sondaggio di un'agenzia di stampa di intrattenimento, già nei due giorni successivi al rilascio si è posizionata al 10° posto nella classifica dei film che hanno avuto il pubblico più numeroso. Shikedai no Erebeta manterrà viva la vostra attenzione, tenendovi sulle spine e facendovi chiedere come la storia andrà a finire. Volete saperlo? Allora vi invitiamo a guardare questo film con noi!